Gli artisti degli effetti speciali e degli oggetti di scena contribuiscono enormemente a creare la magia del cinema. Lavorano sodo per garantire che gli oggetti di scena siano il più realistici possibile. Per vedere come fanno, diamo un'occhiata a come 9 oggetti di scena sono stati creati dietro le quinte. Il vetro scenico è estremamente divertente da rompere e completamente sicuro. Il vetro finto è composto da una miscela di sciroppo di mais e viene chiamato anche vetro di zucchero. Questo vetro può essere usato per creare bottiglie di birra o pannelli di vetro. È fragile, si rompe facilmente e in modo sicuro. Ma sarebbe comunque scomodo camminarci sopra a piedi nudi, come ha dovuto fare Bruce Willis in Trappola di cristallo. Quindi, per scene del genere, i frammenti di vetro vengono fatti di gomma. Ci sono regole molto severe da seguire per avere bambini sui set. Per questo i film e i programmi TV a volte usano bambini finti. I bambini vengono creati in silicone usando uno stampo. Viene usato il silicone perché è leggermente traslucido come la pelle umana. Una volta asciutti, i bambini vengono colorati con diversi tipi di pittura per far sembrare la loro pelle un po' più rosa. Poi sulla testa del bambino viene aggiunto un capello alla volta. Ci vogliono circa 3 settimane per creare un bambino finto. Il cibo vero si può sciogliere o andare a male sotto le luci calde di un set. Per questo i produttori cinematografici spesso chiedono agli artisti di creare il cibo finto con diversi materiali, tipo usando il silicone sigillante per la glassa delle torte e il sughero per il macinato di carne. Per creare la maggior parte del cibo finto, si fa uno stampo basato sul cibo vero che viene poi riempito di gomma o schiuma plastica. Una volta asciugato, viene levigato e dipinto in dettaglio per sembrare più realistico. In alcuni casi, il cibo vero viene semplicemente ricoperto di resina per conservarlo. Il vomito finto può essere di diverse forme, dimensioni e consistenze. Può essere realistico o esagerato a seconda del genere del film. La creazione del vomito finto inizia mescolando diversi tipi di cibi. Per un vomito più tradizionale, si usa il ramen e il concentrato di pomodoro. Gli attori si mettono in bocca un po' di questa miscela prima dell'inizio delle riprese e la sputano al momento giusto. Ma se si vuole creare una scena più teatrale, il vomito finto viene sparato fuori da un tubo. La parte più densa di questa miscela viene messa a un'estremità del tubo. Poi anche la parte acquosa viene pompata nel tubo, spingendo fuori la parte solida e creando un'esplosione di vomito. Per creare una vomitata ancora più esagerata, vengono aggiunti piccoli fori all'estremità del tubo per creare uno spruzzo ancora più grande. A volte questi tubi devono essere rimossi in post-produzione, mentre altre volte non è necessario se si usa la giusta angolazione della telecamera. I valori glicemici di questo sangue sono alle stelle, considerando che il sangue finto è quasi fatto interamente di sciroppo di mais. Gli altri ingredienti sono un opacizzante per rendere il sangue più torbido e del colorante alimentare. Al rosso viene aggiunto un po' di colorante blu per scurirlo e aggiungere complessità alla miscela. Il sangue finto può essere sparato da un cannone per simulare un colpo alla testa, o spruzzato se la ferita finta è il risultato di un taglio. Il sangue di gomma invece può essere utilizzato quando non ci devono essere macchie durante le riprese. Il modo più semplice per creare un'ustione finta è usare un semplice tatuaggio temporaneo. Dura tutto il giorno ed è facile da applicare, ma non è molto realistico. Per creare ustioni più complesse, i truccatori di solito usano cuffie e guanti di plastica. Questa plastica può essere verniciata o bruciata per ottenere l'effetto dell'ustione. Viene poi incollata alla pelle e i bordi della plastica vengono nascosti con il trucco. Per ustioni finte più grandi è possibile utilizzare fogli di silicone. Il silicone viene modellato, dipinto e applicato direttamente sull'attore. Le parti del corpo finte sono un oggetto di scena fondamentale per molte serie TV e film, soprattutto per quelli splatter. In genere questi corpi finti sono creati riempiendo gli stampi con della schiuma isolante. A volte si deve fare un live casting dell'attore per creare uno stampo perfetto dei suoi lineamenti facciali. Le parti del corpo di schiuma rigida vengono poi pitturate. I pittori esperti sono in grado di replicare ogni tipo di lesione, dal congelamento alle ferite di arma da fuoco.
che tu voglia una tempesta di neve o un acquazzone o un forte vento, gli artisti degli effetti pratici possono crearli per te. Visto che non si può sempre contare sul meteo, i film e le serie TV devono trovare altri modi per creare le condizioni perfette per una scena. Enormi ventilatori creano il vento, e gli irrigatori producono gocce di pioggia realistiche. Per creare della neve sottile, si usa una macchina che soffia piccoli pezzi di cartapesta o plastica. A volte invece si utilizza una speciale schiuma di sapone che non macchia e non rende scivoloso il pavimento. Le barbe finte e le parrucche sono spesso fatte a mano, posizionando un pelo alla volta. Il che significa che per fare una barba finta a volte ci vogliono fino a 6 giorni. Per creare questi pezzi, i peli vengono infilati nei fori di una protesi uno alla volta, o sono inseriti uno ad uno in una base di tulle. E se il tempo stringe, i peli finti possono anche essere applicati direttamente sul viso di un attore con della colla. I truccatori non solo devono considerare come incollare i peli su un attore, ma anche che tipo di peli usare. I peli ispidi di yak vanno bene per le barbe, mentre i peli d'angora che sono più sottili vengono usati per le sopracciglia. Quali sono alcuni dei tuoi oggetti di scena ed effetti pratici preferiti nei film? Facci sapere nei commenti!